Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo video della serie Proviamolo. Questo video è dedicato a Old World, Old World per il quale ho ricevuto la chiave dalla Hooded Horse, casa che ha diversi giochi interessanti, fra cui tanti famosi che devono appunto uscire, fra cui Manor Lords. E in questa chiave ci sono questi due DLC, direi, Heroes of the Aegean e The Sacred and the Profane. Andiamo, allora, questo è un gioco Civilization-like, quindi tipo Civilization, è possibile giocare single player, multiplayer, probabile che ci siano delle mod, io non le ho messe, però come vedete ci sono determinate... Ah no, questa c'è, ecco, però è off, non l'ho messa io, ma comunque o forse l'ho messa, ho fatto qualche prova. È possibile installarle, come vedete, è possibile prendere, installare, quindi andare a prendere determinate mod aggiuntive. Quindi è abbastanza vivo, abbastanza. Andiamo a giocare una partita in single player. Allora, per andare a decidere quale nazione si va a giocare, si seleziona il suo leader. Ogni leader ha determinate proprietà, quindi per esempio gli Assiri hanno il leader che è Ashurbanipal, non mi chiedete chi è, non lo so, scusate l'ignoranza, che per esempio dà delle caratteristiche, delle tecnologie che sono diverse da altri, possono essere, alcune possono essere comprese in altri leader, altre saranno diverse. Ci sono 4 unique building, che direi che ce l'ha solo questa popolazione, con determinati bonus, mi immagino. Lo sto scoprendo con voi. Questo è proprio un proviamolo, io l'ho giocato proprio poche ore, quindi ne so veramente, veramente poco. Come vedete, ci sono ogni leader, vedete in alto, e ci sono 2 punti cultura per turno, 50% di produzione dalla coltivazione e così via. Ovviamente noi sceglieremo Roma, per cui abbiamo 2 punti di difesa in più un punto di fatica limite in più, abbiamo 3 tecnologie di default, abbiamo 4 unique build, 4 templi di Bellona, di Sol, di Feronia e di Ceres. Di Ceres, a chi piace la Ceres, e abbiamo gli a status e i legionari. Bene, per cui andiamo a cominciare con Roma. Next, mettiamo il livello di base. Qui ci sono 3, 6 e 2, 8. 8 livelli. A mano che andate in su, diminuiscono i punti di partenza, vedete che qui ne avete praticamente solo 108, e ci sono i rider che cominciano, come vedete, dal livello nobile in su. Quello più facile è able, e mettiamo il giusto. La mappa può essere casuale o può essere fatta precedentemente, e ci sono queste qua, ma scegliamola appunto casuale. Seaside, potesse anche selezionare un tipo di mappa, arcipelago, eccetera eccetera, deserto, ciambella, eccetera. E livello della mappa medio, quindi veramente piccolissimo, quindi duello, raccomandato per 3 giocatori, 4 giocatori, 5 giocatori, qui ci saranno 5 popolazioni dalle quali dovremmo difenderci. E questo qua, 7 giocatori, è gigante. Poi ci sono altre opzioni che si possono attivare per renderle ancora più particolare, quindi si può mettere
un mortalità realistica, quindi c'è muore una parte della vostra, morite voi oppure una parte della vostra famiglia e la partita finisce, mi immagino. Una città solo, quindi potete fondare solo una città. You cannot found more than one city, e così via. Noi facciamo quello normale, andiamo a selezionare e adesso il gioco va a generare in maniera casuale, in base ai parametri che gli abbiamo dato, la nostra mappa. Nella mappa andiamo a trovare, dobbiamo subito fondare la nostra capitale e ovviamente ci muoviamo con i soliti tasti WASD e la rotellina del mouse. Abbiamo vicino, andiamo ad esplorare la mappa che vediamo è fatta con i le caselline esagonali. È un gioco a turni, quindi vedete qua prossimo turno, e ci sono determinate cose che sono simili e nello stesso tempo diverse dagli altri. Allora, andiamo innanzitutto a fondare la città. Non si può fondare la città dove si vuole, ma solo in questi quadratini qua. Quindi, come vedete, Urban Flat. Qui no, qui si può appunto fare un vigneto, vedete, una caratteristica. Qui si può, c'è del minerale, bene, qui c'è della foresta, non abbiamo tante foreste vicino, abbiamo un fiume. E già questo è abbastanza abbastanza reale. Abbiamo le montagne e così via. Bene, andiamo a selezionare qua la città. La città ci verrà grande, queste 5. Possiamo scegliere una delle 4 famiglie disponibili, i Fabi, che ci danno 2 per turno. Quindi 2 difesa per turno, 2 training per turno, 2 addestramento per turno, 50% della difesa in più e così via. Ogni famiglia ha determinate caratteristiche. Si possono fare come probabilmente, eccolo qua, Max Families, 3 famiglie. Si possono selezionare massimo. Si può selezionare sempre la stessa famiglia o una famiglia diversa dall'altra. Siccome ci sono diverse caratteristiche, probabilmente sarà il caso di variare, perché questa per esempio dà punti cultura, punti autorità, vedremo, qualcosa del genere. C'è quella testolina verde, la famiglia dei Claudi, meno 50% di produzione per gli specialisti rurali, quindi saranno tipo lavoratori specializzati. Poi ci sono i Valeri, che sono, ci dà subito la letteratura, la lussuria letteratura, e ci dà 2 punti di 2 punti civici in più, quindi probabilmente gestiranno meglio la città, qualcosa del genere, e più una felicità. Poi ci sono i Julius, che ci dà una pergamena in più per anno, un martelletto in più per anno, un punto civico in più per anno, meno per cento di costo per le merci dagli specialisti. Io direi di partire con i Fabi, che ci danno 2 di difesa per anno. Quindi selezioniamo e facciamo la città. Adesso ci viene presentato, dobbiamo selezionare una delle 3 famiglie di ricerca che non abbiamo ancora, ma guardiamo il tech tree. C'è un tech tree, come vedete ce ne sono 5 all'inizio qua. Questi 3 verdi li abbiamo, come era scritto anche nelle descrizioni all'inizio. Questi 3 blu sono quelli che ci vengono dati per cominciare l'albero. Questi rossi si possono selezionare, però ovviamente sono già di livello successivo e richiedono eventualmente determinate cose. In questo caso ce l'abbiamo, quindi abbiamo l'iron working, quindi si può fare per esempio la labor force. Questi qua no, questi qua non abbiamo, perché richiedono la falange, richiede determinate cose. Andiamo a selezionare uno fra il trapping, la divinazione e l'amministrazione. Il trapping ci permette di
addestrare gli slinger, che sono i guerrieri che lanciano i, i frombolieri, direi, che secondo me, se si potesse tradurre, hanno diverse caratteristiche. Come vedete sono abbastanza particolareggiati, 20 punti salute, 4 di attacco probabilmente, cioè 4 scudettini, impareremo piano piano magari, 2 di movimento eccetera, si possono migliorare, diventano arcieri. La divinazione ci permette di fare i templi, quindi ogni tempio ha bisogno della divinazione per essere fatto. Questo ha bisogno di 80 punti ricerca, questo di 80 e questo di 80, quindi hanno tutti e tre bisogno di 80. Ogni tempio ci dà determinate cose in più, quindi probabilmente sono importanti perché aumentano la generazione di punti. E l'amministrazione aumenta anche lei la generazione di che cosa? Ci dà 2 punti di addestramento, 10 monete all'anno e 100 monete quando abbiamo finito quando abbiamo completato di ricercare. Ci dà la possibilità di fare anche il granaio, che ci dà 2 di popolazione, probabilmente sono quelle lì, forse sì. Io direi, e un lavoratore, direi che questa la facciamo per secondo perché voglio andare a fare gli arcieri. Faccio il trapping, come vedete qui c'è la leggenda, quindi, e stiamo sviluppando il trapping. Facciamo ESC e torniamo indietro, ci vogliono 6 anni, andiamo ad esplorare. Ecco una cosa che è un po' strana, è che già lui fonda la città e ci sono già tutti, quindi non c'è una progressione, ma c'è una si va subito di botto. Qua su in cima c'è tutto il menu dove ci permette di vedere e di modificare un sacco di cose, quindi poi andremo a parlare anche della successione, della famiglia. Allora, come vedete qua in alto abbiamo la moneta, abbiamo il cibo, è possibile vendere o comprare queste cose. Quindi cibo, è possibile venderlo, il ferro, la pietra, gli alberi e gli ordini. È possibile venderlo, per esempio, anche gli ordini. Gli ordini sono qua. Io posso... Allora, ogni unità ha un determinato numero di movimento, cioè di celle che può attraversare. Vedete? Questa ne fa 3. Andiamo a scrollare. A mano che vado fuori, lui mi va ovviamente ad usare diversi tipi un numero più elevato di movimenti. Se rimaniamo all'interno di questa azzurra, vedo che c'è una pergamena. Se vado di qua ne vedo 2, quindi probabilmente è come se mi prendesse 2 turni di movimento. Ah, ecco, ci sono le palline qua, vedete? Quindi questo prende a 5 turni di movimento, quindi io lo posso muovere 5 volte. Ah, 1, questo prende 2 movimenti qua, 2, 3, quindi ho 3 palline rosse e così via, 4 e così via. Ok, allora andiamo per esempio ad esaminare questo, il che sembra tipo una miniera. Andiamo a vedere questa e direi che l'ordine l'ha preso, cioè ha preso il fatto di potersi muovere, direi. Poi andiamo a selezionare l'altro lo facciamo andare qua fuori ad esplorare questa parte, e qui c'è il lavoratore. E allora il menu è grande, andiamo un attimo a ridurlo. Option,
UI, accessibility, allora hood scale, andiamo a ridurlo di 1, eccolo qua, abbastanza, non proprio. Allora, ogni volta io per esempio il lavoratore che è qua, gli posso far già costruire il vigneto, secondo me. Il vigneto che sarà nel farm? Non lo so. Secondo me sì. Secondo me sì. Allora, come vedete, questo genera... No, ha bisogno di 60 alberi. E produce... Chi lo sa? Però questo non mi produce l'uva. Io volevo sfruttare l'uva. Allora, questo lavoratore lo mandiamo qua. Andiamo avanti con gli unit, perché qui non vedo che mi... Io do gli ordini, ma lui non va avanti. Tentiamo di capire. Next unit. Allora, dice... Allora, esaminiamo il... Allora, questo che è... Il guerriero. Il guerriero è possibile promuoverlo con 100 punti di training. È possibile aggiungergli un generale. Quindi possiamo aggiungere un generale con determinate caratteristiche. Un po' come in Crusader King. Assolutamente come in Crusader King. Ha determinate caratteristiche. Marcia of Roma. Mettiamoci questo. E abbiamo, gli abbiamo dato un generale. Abbiamo usato un ordine. Possiamo usarne 7 per ogni turno. Next unit. Andiamo a vedere la milizia. Allora, la milizia sono i guerrieri cittadini. Guerrieri cittadini sono più scrausi dei guerrieri. Questi sono i guerrieri e sono quelli faighi, vedete? Ne hanno molto molto di più. Questi sono, vabbè, che sono 4-4 di attacco, difesa 4, movimento 2. La milizia invece hanno 3 di difesa, mentre questi avevano 4, e 2 di movimento. Vedete, questi sono 4. La milizia è l'evoluzione di questi, l'ho visto da qualche parte. Del guerriero è possibile, eccolo qua, upgrade to militia, con 1 di ordine e costo di 60 di addestramento. Facciamo sparire il guerriero e diventa una milizia. A cosa serve la milizia? Per difenderci quando ci manca un guerriero, dobbiamo subito velocemente produrre un soldato cittadino. Quindi per adesso andiamo con la next unit. Allora, questo qui abbiamo detto che è la milizia. Andiamo next. Qui questo ruota attorno fra tutti quanti. Allora, io gliel'ho dato così, però non mi si muove. Non capisco. Governors available. Allora, il governatore, se mi ricordo bene, sì, c'è la possibilità di mettere un governatore, famiglia dei Fabi, religione, state religion, religion Fabi. No, io la religione non la volevo selezionare subito. Allora, poi bisogna mettere un governatore per ogni... Eccolo qua. È possibile... Chi ci abbiamo messo come governatore? Ok. Entriamo qua. Ah, sta producendo il settler. Qua ci dice quanti soldi produciamo. 16. Guadagniamo un punto di ferro, perché probabilmente abbiamo qualche robo che ci genera ferro. Consumiamo 2 di pietra e abbiamo un incremento di 0,6 al turno. 0,9 di scienza, 8 di punti civici e 18 di difesa.
Poi, se andiamo a vedere la religione di Stato, paganesimo romano, adopt state religion. Io non vorrei fare questo. Devo per forza adottarlo? Cioè, chiudi. Oh, esatto. Non volevo questo. Allora, volevo vedere il fatto appunto che ci sono... Eccoli qua. Il principe ha una sua famiglia. La famiglia composta dalla madre e dal fratello Romolo. Questo è Remo. Ha un fratello, re Romolo, principe Remo. Ok, quindi il principe Remo è quello che secondo me, esatto, è il mio erede. La madre, Ilia, e non ho nessun, oltre a lui non ho un figlio. Quindi bisogna assicurarsi gli eredi. Quindi dovremmo sposarci, dovremmo fare dei figli, avere degli eredi. Se la nostra famiglia, io muoio e non ho eredi, il gioco è finito. Quindi c'è una vicinanza con Crusader King. Questo è carino, questa cosa non c'è in Civilization. Se io faccio next turn, come vedete va avanti, io volevo questo qui portarlo qua avanti, ma non mi va avanti. E faccio tasto destro. Ah, eccolo qua, tasto destro. Quindi questo lo mando qua. Ok. Quindi col tasto destro lo muovo. Questo lo gli faccio esplorare. Lo voglio mandare... qua c'è un tempio. Secondo me mi dà qualcosa. Eccolo qua. I nostri esploratori hanno scoperto dei gioielli nascosti. Bene. Ci teniamo i gioielli e continuiamo a esplorare il terribile bigheto. If we found more jewels, se esploriamo magari c'è dell'altro. E ci prende meno addestramento, ci toglie un po' di addestramento e ne abbiamo 100 in più. No, mi basta. Mi basta qui. E qui possiamo fondare una città, come vedete. Ok. Andiamo a vedere questa city state. No, ci sono finiti gli ordini. Avete visto? Ci siamo mossi, piano piano abbiamo consumato. Quindi questo è possibile anche muovere un altro. Ecco, questo siamo arrivati fin qua. Questo è risorse sale. Questo è sale. Quindi possiamo anche andare ad esplorare qualcos'altro, per esempio. Qui non ci possiamo arrivare perché è rosso. Andiamo ad esplorare... qua? Non lo so, qui non c'è niente. Ci muoviamo qua. Ci muoviamo qua e siamo a zero. A zero è la fine dell'anno e ci siamo mossi. Bene, basta. Abbiamo fatto, abbiamo selezionato, abbiamo costruito quello che potevamo. No, ecco, momento. Questo qua, allora, esc. Questo che è qua, gli facciamo costruire. Ecco, vedete, questo è quello, ci dà, spostati un attimo, ci dà 12 e 2 di e 2 omini. Quindi allora gli facciamo fare la farm, quindi questa. È possibile fare la farm? Construction. No, abbiamo finito gli ordini. Mi sono bruciato gli ordini, sì. Allora, glielo facciamo il prossimo. Ok. Adesso i nostri avversari si sono mossi. Allora, facciamo subito qua. Facciamo subito la farm. Ok. Poi. Qui ci vuole ancora 4 turni. Penso che sia un turno all'anno, quindi. Ok. Dobbiamo... Governor available. Choose the governor of Rome. Dobbiamo scegliere il governatore, come vedete, sempre appunto perché è c'ha una vena di gioco di ruolo. Possiamo selezionare il nostro, ogni governatore è scritto tutto qua in piccolo. Possiamo anche aumentare il tooltip, possiamo aumentare il tooltip scale, proviamo a metterlo così, vediamo un po'.
Eh sì, è un po' più grande. No, ma manca pa capa. Questo è sempre piccolo. Selezioniamo la mamma. No, Lilia, sì. Camilla, l'intelligente. Ci toglie cultura, è abbastanza zotica, però ci dà ricerca. Questo ci toglie soldi, è una spendacciona, però ci dà punti civici. E che facciamo? Ci mettiamo il nostro? Ci mettiamo il nostro, dai. Selezioniamoci noi stessi come governatore, che abbiamo solo bonus. Bene. Poi, custom reminder. No, basta, direi che siamo abbastanza a posto. Allora, andiamo a ruotare fra tutti. Allora, questo è il nostro il generale, l'abbiamo, lo possiamo rimpiazzare? No. Lo possiamo promuovere, però secondo me dobbiamo anche, ci bruciamo 100 di addestramento, oppure aspettiamo che si vadano la milizia la lasciamo qua, andiamo a muovere, spendiamo i punti nell'addestrare, nel muoversi in giro. Allora io vado a prendere ecco, di nuovo col tasto destro, oh, bene, la tomba sacra. La nostra spedizione si avvicina a un antico monumento, la struttura pare essere la tomba di un grande leader. Bene, passerby whoever you may be, il re dei re. Allora, lasciamo la tomba indisturbata. There be no king for me, destroyed it. Let's study their preservation rituals. Leave the tomb undisturbed. Qui acquisiamo il tratto di Gracious, che vuol dire rispettoso, forse? Qualcosa del genere? Aspettate, vado a vedere. Gracious è gentile. In un attimo ho messo in pausa, avete visto che veloce che sono stato. Gentile. E guadagniamo 2 di cuoricini. E che cosa ci guadagniamo? Non lo so. Cosa facciamo? Qui 2 di legittimazione. E qui abbiamo 40 di abbiamo 50 di scienza. Io dico chi non risica non rosica. No, questo è solamente 2 di cosa. Ma no, lasciamola qua. Guadagniamo 4 di punti civici. E 2 di cuoricini, magari guadagniamo il tratto, che non si sa mai. Allora, spostiamo, abbiamo 5, andiamo qua. Allora, facciamo next unit, abbiamo ancora 4. Allora, se secondo me andiamo piano piano qua vicino, la nebbia si dirada. Esatto, andiamo a vedere il city state. Come City Rome, siamo già qua a Rome. City Site, questo End of the Year, questo è risorse, marble, buono, marmo, interessante. Abbiamo finito i turni e andiamo avanti. The plot, hanno cercato di assassinarci. Vi ho detto che c'è questo tratto che sembra Crusader King. It has long been known to you that Prince Remus feels ill done and by you and harbors vengeful thought. Until now it has been only been words, however, due to loose lips. Praticamente hanno tentato di avvelenarci. Vedete che qui mette... Allora, vengeful, una vendetta. Start plot against Romulus. Against King Romulus. Allora,
Abbiamo ancora 2 anni prima che cominciamo a fare la fattoria. Allora ci andiamo a selezionare direttamente questi e ci facciamo il giro. Se noi andiamo in giro, ovviamente ogni terreno, come potete immaginare, ha un suo, una sua difficoltà di attraversamento. Andiamo a prendere questo, ci andiamo a guardare quello che troviamo vicino. C'è un altro sito. Questa è una città molto molto grande, questa qui. Heaven and Earth, paradiso e terra. Un tempio sta sulla cima di una cresta nella collina più alta. Terrazze decorate, metallo, ceramica. Cosa vediamo? Keep my mind open. My mind 20 di cultura. Sì. Strange powder. Sì. Vai, rischiamo. I soldati portano una ciotola con una strana polvere, ma sembrano esitanti circa i suoi effetti. Vediamo, che ne so, proviamo. Questo qua, sì, ce la giochiamo. Se no ci dà 2 di educazione. No, ci interessa. Questo qua, vai. Prendiamo questo. Andiamo piano piano a muoverci. Questo cos'è? Gli scout riportano i numidiani nella terra dei numidiani come una risorsa, una buona risorsa, fertile e potential plunder. We should consider sizing opportunity and talking. Sì, quindi abbiamo incontrato una civiltà. We must be patient. Allora qui andiamo subito in guerra. Io direi di andare, di stare qua, eccoli qua, perché non sappiamo quanto sono grandi. Noi non siamo da attacco e quindi direi che stiamo qua. Allora, next unit, questo ce n'ha ancora. Direi che me lo voglio portare vicino alla città. Questo, allora, me ne avanza uno, non voglio fare altro, non voglio fare nulla. E faccio, riusciamo a finire end of the year. Se facciamo l'end of the year, questo lo andiamo a vendere, questo ordine lo andiamo a vendere per, andiamo a vedere, dovrebbe generarmi, allora, sell 10 coin, quindi non li andiamo mai a perdere. E questa è la legittimazione, legitimacy. Ok, arrival's turn e siamo qua. Bene, questi qua io direi subito, questi qua di muoverli. Direi di mettere subito una città qua. Andiamo a vedere se riusciamo a beccare qualche sito. Che belle miniere qua. Quindi questo l'abbiamo già beccato. Questo lo teniamo qua. Ce lo andiamo a portare qua. Questo è ferro, gemme, questo è gemme, questo non lo, sì, lo vedo, è argento, questo è metal, minerale, questo è minerale ancora, buono, buono, andiamo sulla mineria, city state, wow, quindi dobbiamo ancora 2 e facciamo questa e poi basta. Ok,
diciamo che questo è come si va a muovere. Diciamo che questo potrebbe essere un bel video introduttivo. Se vi interessa questo gioco, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, un suggerimento. E forse farò altri 2-3 video, di modo da andare a vedere come va avanti la partita, una specie di miniserie, così, tanto perché mi intriga il fatto di andare a vedere questo gioco, che ha degli aspetti che in effetti sono molto 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 interessanti. Se volete abbonarvi e supportare il canale, avete il pulsantino rosso di YouTube, come hanno fatto le persone che passano in sovraimpressione e che ringrazio tantissimo, abbraccio fortissimo, perché sono delle persone meravigliose che mi supportano. Se volete potete anche usare il link di Instant Gaming con la parte finale, punto di domanda uguale quella parte lì, Stew Energy, e andate direttamente a supportare il canale. Se non vi compare quella parte lì, scrivetemi pure, vi faccio io il copia e incolla se non avete afferrato il meccanismo. Bene, e fino alla prossima, direi che vi auguro una fantastica giornata. Ciao a tutti.